Buongiorno, buongiorno, ce l'abbiamo fatta. Buongiorno a tutti. Grazie Massimo. Ero proprio curioso di sapere, dopo la presentazione e l'introduzione che ha fatto per Stefano, Massimo ha fatto un'introduzione spaziale. Ho pensato, chissà adesso come introduce me. Insomma, è riuscito in qualche modo ad inserirmi in questo contesto. Allora, Stefano ci ha fatto vedere le cose bellissime, a parte il fatto che sono d'accordo con Massimo, Stefano è di una ecletticità incredibile, cioè all'interno dell'ambito protesico conservativo riesce a spaziare dalle ricostruzioni in composito alla protesi, alle preparazioni di qualunque genere. E questo sono io, eccola qui. Allora, l'argomento invece di cui mi occuperò io è un argomento un pochettino più focalizzato, è un argomento, questo mi è stato richiesto, quindi andiamo a vedere un pochettino più nel dettaglio un argomento nuovissimo, d'altronde non ne parla quasi nessuno, le preparazioni verticali, per cui cercheremo di dare un occhio un pochettino più critico, scientifico alle preparazioni verticali moderne. E quindi cercherò di, in questa oretta, chiaro che il tempo a disposizione è pochissimo, però in quest'ora che abbiamo a disposizione cercherò in qualche modo di mettere alcuni punti. Diciamo che dal 2008, oggi siamo nel 2022, sono passati 14 anni, sono quasi 15 anni, il giorno in cui pubblichiamo questo piccolissimo, brevissimo articolo che non ha nessuna valenza scientifica, assolutamente, era solo, può essere quasi un manifesto di quella che il moderno approccio alle preparazioni verticali che Massimo diceva ieri giustamente a tavola, me li ha insegnate mio padre quando avevo 12 anni, Massimo oggi ne hai 15 di anni, quindi 17 e mezzo, quindi qualche anno fa. È chiaro che l'argomento sulle preparazioni verticali non è assolutamente nuovo, non è una novità. Le novità nella moderna preparazione verticale sono legate ad altro e poi le andremo a vedere, se riesco a far andare avanti. Quindi dal 2008 al 2022 è passato tantissimo tempo. Sembrano 14 anni, sembrano pochi, ma è passato tantissimo tempo e tante cose sono state modificate, almeno nel mio approccio e nella mia visione. Io che ho iniziato a lavorare, io avevo un approccio estremamente, estremamente integralista sulle preparazioni, quindi avevo un approccio molto, molto orizzontale, così come mi era stato insegnato nelle scuole dove ho studiato. È chiaro che l'inizio e l'avvicinamento mio alle preparazioni verticali è stato un pochettino scettico, per poi iniziare a comprenderne i motivi, studiare soprattutto i motivi per cui le preparazioni verticali, che mi erano state tanto sconsigliate in passato, alla fine funzionavano. Ci sono dei motivi, però da quando le ho conosciute io ad oggi, nell'approccio è cambiato tantissimo. È cambiato tantissimo alla luce anche dei risultati clinici, alla luce dei risultati clinici nel medio e nel lungo periodo. Per cui ho cercato un attimino di ripulire quelli che erano i difetti e i problemi che le preparazioni verticali creavano nella mia pratica, nella mia clinica, cercando un attimino di renderla più semplice e più predicibile soprattutto nel medio e nel lungo periodo. E questo è un libro che è uscito a maggio, pubblicato da Quintessenza, nel quale ho praticamente raccolto quello che è un po' quello che faccio oggi e quello che è anche un approccio estremamente legato ed estremamente condizionato dal rapporto con i tessuti circostanti alla protesi. Per cui dal 2008 al 2022 diciamo che è cambiato nel mio approccio tantissimo ed è un po' quello di cui parlerò rapidamente con voi oggi. Intanto sulle preparazioni, chiamiamole verticali, Federec, chiamatele come volete, io riconosco tre punti fondamentali, tre punti chiave, che sono indubbiamente la geometria, e vabbè, su questo siamo tutti d'accordo, la gestione dei tessuti. E su questo invece non c'è accordo, secondo me, e questo è l'unico punto in cui c'è un po' di disaccordo all'interno della comunità clinica italiana, non dico scientifica, ma clinica italiana. E poi, strettamente correlato alla gestione dei tessuti, c'è anche il posizionamento del margine.
il margine, o giustamente, come accennava Stefano prima, dell'area, perché sulle preparazioni verticali non parliamo più di un margine netto e definito come sulle orizzontali, ma parliamo di un'area di chiusura. E poi abbiamo delle caratteristiche, quindi la predicibilità, i materiali. Questa è la vera chiave delle nuove, del ritorno prepotente delle preparazioni verticali. Il ritorno prepotente delle preparazioni verticali nel 2000, nel 2002, nel 2003, nel 2022, oggi, è fondamentalmente legato ai materiali. È questo quello che ci ha fatto riscoprire un approccio clinico che era stato non abbandonato, ma relegato ad una determinata terapia quasi esclusivamente legata a pazienti con problemi parodontali. Quindi perché oggi possiamo serenamente e tranquillamente parlare di preparazioni verticali su denti naturali? Perché abbiamo i materiali che ce lo consentono, che ce lo permettono. Perché oggi io non ho necessità di utilizzare il collare metallico per chiudere su una preparazione verticale, ma posso tranquillamente chiudere con la zirconia. Quindi la vera star è quella che ci ha permesso realmente di riportare in auge un approccio clinico che ha tantissimi vantaggi comunque, indubbi, sono sicuramente i materiali. L'invasività, e quindi riprendo alcuni concetti espressi da Stefano, ma perché sono concetti comuni. Cioè noi oggi non abbiamo più, io nella mia pratica probabilmente avrò ridotto del 70% la necessità di vitalizzare i denti. E l'endodontista con cui collaboro è molto arrabbiato con me, non mi saluta più. Però è così, non abbiamo più necessità di essere aggressivi sui tessuti. Riduciamo moltissimo l'aggressione sui tessuti dentali e ovviamente anche sui tessuti molli. E adesso vediamo perché e come. E questo mi permette anche di aver cambiato completamente l'approccio nelle tempistiche di impronte definitive, ad esempio, consegna dei manufatti definitivi, nella gestione totale del caso protesico. Nella mia prima vita, io la definisco così, la mia prima vita di protesi verticale, diciamo che per chiudere un caso anche di una corona singola aspettavo circa 60 giorni, 40, 60 giorni. Oggi le corone singole, non solo, quasi tutti i manufatti, laddove posso li consegno la settimana dopo la preparazione. Ma c'è un motivo, c'è un razionale per fare questo. E tutto questo fa parte di quel percorso che ho chiaramente affrontato, approfondito nel corso di questi 15 anni e più. Allora, partiamo molto rapidamente. La geometria sicuramente è perché il verticale. Ecco, a volte si parla tanto di verticale, ma perché il verticale? Quali sono i grandi vantaggi che ci dà il verticale? Se ne ha. E perché piace? Perché è semplice da realizzare? Non penso proprio. Non è più facile preparare un dente con una geometria verticale rispetto ad una geometria orizzontale. Oddio, se li vogliamo preparare male, sono tutte e due facili. Ma preparati bene, con attenzione, come abbiamo visto prima, ci vuole meticolosità, ci vuole tempo. Per entrambe le preparazioni non c'è nessuna differenza. Allora, dove la preparazione verticale ci dà dei vantaggi? Partiamo da un presupposto che è una delle più temute. Dei più temuti fallimenti di chi fa protesi, specialmente nei quadranti estetici, è l'instabilità dei tessuti attorno ai manufatti. Questi tessuti che scappano via. E non succede solo a noi. In letteratura c'è una, diciamo, facendo delle analisi retrospettive, c'è un'incidenza che va dal 15 fino al 35% di recessioni attorno ai manufatti protesici. E ovviamente non parliamo a distanza di un anno, di due anni, di tre anni, ma parliamo a distanza di 5 o 10 anni. Perché è quello l'arco temporale all'interno del quale noi dobbiamo analizzare la bontà o meno dei nostri manufatti protesici. Allora, letteratura ce n'è pochissima, ma la metto giusto per dare delle indicazioni. Questo è un lavoro dell'87. Tenete presente che tutti i lavori su denti naturali sono lavori vecchi, antichi, perché i denti così erano 4.000 anni fa e così sono rimasti, la biologia non è cambiata.
Un lavoro nel quale due gruppi di popolazione con 355 denti con margini sopragengivali, sottogengivali e 68 margini sopragengivali, un'analisi a 4 anni e a 2 anni, sanguinamento al sondaggio nel gruppo con margini sottogengivali del 40%, in condizioni normali deve essere sempre al di sotto del 20%. E con mentre nel gruppo con margini sopragengivali al 10%, indice di recessione al 34% nel gruppo con margini sottogengivali e al 6%. Quindi questo cosa vuol dire? Analizzando uno studio in maniera fredda, così superficiale, uno studio del genere, diciamo allora, se metti il margine sotto gengiva i tessuti scappano via, se lo tieni sopra gengiva i tessuti invece stanno bene e sono in salute. Questa è un'analisi retrospettiva fatta sui miei casi. Casi tutti preparati con preparazioni orizzontali. È la mia prima vita protesica. Quindi ho preso un gruppo di pazienti in un arco tra il 2004 e il 2009. 156 corone, tutte preparate con margini orizzontali, 95 nei settori posteriori, quindi 22 corone, e 61 anteriori e recessione su 22, su 22 elementi e su 61 anteriori recessione su 11 elementi. In pratica nel 23% dei casi ho avuto recessione nei settori posteriori, nel 18% nei settori anteriori. Questo, diciamo, complessivamente, facendo un'analisi statistica molto breve, circa il 21%. Quindi tenete presente che io mi occupo solo di protesi, faccio solo protesi. Quindi dalle 9 di mattina alle 6 del pomeriggio. Quindi necessariamente ho una manualità, non perché io sia più bravo, ma perché ho una manualità all'odontoiatria, alla protesi, è tutto allenamento. Parlavamo ieri a tavola, c'è quello che non ha bisogno di allenarsi e la domenica segna 6 gol, c'è quello che invece si deve allenare tantissimo per poterne fare uno. Ecco, diciamo che potenzialmente tutti noi allenandoci bene possiamo fare almeno un gol. Poi ci sono i fenomeni, ma quelli fanno parte di un altro pianeta e io ovviamente non sono su quel pianeta. Per cui voglio dire, allenandomi tanto, comunque la mia manualità è superiore alla media, necessariamente. Eppure l'incidenza di recessione su denti preparati da me sempre con la stessa metodica e sempre con lo stesso protocollo aveva un'incidenza di recessione per me troppo alto, inaccettabile. Allora cos'è il posizionamento del margine sotto gengiva? In realtà non è questo, ma è sempre stato dimostrato che è più importante la chiusura e la finitura della corona rispetto al posizionamento del margine rispetto al posizionamento della chiusura rispetto al margine gengivale. In poche parole, una corona ben fatta su un dente ben preparato che sigilli correttamente il dente, ha delle probabilità di recessione di tessuti nettamente inferiori. E questo è un lavoro fatto, anche questo è un lavoro del 90, 42 denti dove hanno analizzato tutte con preparazioni orizzontali, sono andati ad analizzare la discrepanza marginale e laddove c'era una chiusura cosiddetta ideale, al di sotto dei 100 micron, intorno ai 70-80 micron, i tessuti erano perfettamente sani, nonostante i margini fossero tutti sottogengivali. Laddove invece c'erano dei margini più aperti, e quindi che andavano 150-200 micron, il massimo è stato di 430 micron, per cui tenete presente che lo spessore di un capello è di 7 micron. Quindi parliamo veramente del nulla. Parliamo di roba minima, però purtroppo questo è quello con cui noi ci confrontiamo quotidianamente. In tutti questi casi c'erano tessuti estremamente infiammati e con sanguinamento. Allora, la recessione, quindi l'instabilità dei tessuti, non è legata ad una sola causa, e su questo siamo tutti d'accordo. È sicuramente un fenomeno multifattoriale, laddove però la discrepanza e quindi l'inadeguatezza del sigillo marginale è il motore principale. È chiaro che se ho un margine aperto sotto gengiva potrò avere recessione dei tessuti, specialmente su pazienti con biotipo sottile, pazienti con biotipo spesso magari non avrò recessione ma avrò la formazione di tasche. Comunque avrò creato un danno e quindi una patologia parodontale. Il meccanismo eziopatogenetico è abbastanza semplice, quindi la discrepanza marginale. Cosa succede in questo spazio qui? Questo spazio non è altro che una nicchia.
che viene colonizzato immediatamente dalla placca batterica, la placca infiamma i tessuti circostanti, i tessuti che si assottigliano diventano instabili e facilmente poi scappano via. Se prendiamo un caso del genere, ad esempio, una paziente che aveva fatto questa corona un paio di anni prima, non era soddisfatta, cambia dentista, viene da me e dice: non mi piace perché si vede, e ci credo, ma io sono sicuro, poi andiamo ad analizzare più da vicino e vediamo che qui c'è un margine non preparato splendidamente, probabilmente non registrato dall'impronta, non letto, ovviamente il tecnico non ha la possibilità di chiudere, non c'è sigillo, si crea questo anfratto, questa nicchia, colonizzato dalla placca, i tessuti scappano via. Per cui qui abbiamo la placca, il tessuto scappa via e si va a riposizionare in una zona più apicale, in una zona di assoluta sicurezza, dove si stabilizza. Forse è meglio che guardi qui, perché mi sta venendo il torcicollo. È chiaro che la controprova è data da quello che succede dopo, ossia i tessuti sicuramente, i tessuti originariamente si trovavano correttamente posizionati rispetto al margine gengivale, per cui se semplicemente andiamo ad eliminare quella che è la causa, cioè quello scalino che ha impedito una corretta chiusura e diciamo mettiamo un provvisorio, lo teniamo leggermente corto, a distanza di qualche settimana, questo è quello che succede, i tessuti tendono laddove c'è un legamento parodontale perfettamente conservato, quindi non è stato danneggiato il legamento parodontale, quindi ha una capacità di rigenerazione ancora perfettamente intatta, i tessuti tendono a tornare al loro posto e quindi poi si finalizza il caso. Il punto però qui, e si aprirebbe un capitolo enorme, quindi ve la getto lì, il caso finisce qui. Ma quello che a me deve interessare non è il giorno in cui cemento la corona, perché quando io, tutte le volte che noi finiamo un caso, nella stragrande maggioranza delle volte, i casi sono belli, sono perfetti e funzionano. Quello che io invece devo, quello di cui io mi devo preoccupare, è cosa succede dopo un anno, dopo due anni, dopo cinque anni. È lì la vera differenza che poi facciamo col paziente. E quindi, ma quanto è stabile quel tessuto che io immagino di aver magicamente creato? Dopo due anni non è molto stabile. E questo non è successo solo qui. Mi è successo anche in altri casi. Queste sono quelle cose che mi sono successe nell'arco di questi 16-17 anni, ovviamente soprattutto nella prima parte, che mi hanno iniziato a far riflettere su alcuni punti e che mi hanno fatto iniziare, spinto a pensare in un altro modo, a pensare altre strade, perché probabilmente o forse nelle mie mani quella strada lì non funziona. Non è predicibile. Invece io, il risultato del mio lavoro, del mio manufatto, deve essere predicibile. Però questo è un argomento che aprirebbe un capitolo completamente diverso, per cui era giusto per darvi un'indicazione. Ma allora, perché il verticale? Il verticale è universalmente riconosciuto, le preparazioni verticali sono universalmente riconosciute come essere più precise rispetto alle preparazioni orizzontali. Adesso, questa non è una, è in assoluto così. È chiaro che se una spalla o un chamfer modificato preparato da Massironi o da Stefano, è chiaro che hanno una accuratezza ed una precisione che sono eccezionali. Però, ecco, Stefano e Massironi fanno parte di quelli che non si allenano e fanno 6 gol. Io invece, che sono un modesto e onesto operaio e lavoratore, non riesco a fare 6 gol. Allora devo trovare dei modi che mi permettano di essere comunque efficace. Il verticale, grazie proprio al tipo di connessione, una connessione econometrica, quella del verticale, d'altronde in implantologia l'abbiamo imparato, che la connessione econometrica riesce a creare un sigillo migliore rispetto alle connessioni butt joint, spalla su spalla, le chiusure piatto su piatto.
Anche in ingegneria meccanica le connessioni diciamo più stabili sono quelle econometriche, laddove un cono si inserisce su un altro cono rovescio, c'è un sigillo a fondo corsa meccanico. Ecco, le preparazioni verticali è questo quello che fanno. Garantiscono un sigillo meccanico in fondo. Sigillo che non si realizza solo su un punto come sulle preparazioni orizzontali, il chamfer, la spalla, tutte le preparazioni. Ma sigillo che si realizza su un'area, area che poi deve essere, è minima l'area, perché dovrebbe essere tra 0,5 e 1 mm, non di più. Ma all'interno di quell'area, poi a 360 gradi, noi riusciamo a sigillare il dente. Ecco, questo è il grande vantaggio. Meccanico, se vogliamo, perché c'è anche... Io adesso ho un lavoro che sto realizzando con l'Università di Arcavaccata di Cosenza, dove abbiamo fatto dei modellini, dove siamo andati a testare la ritenzione di preparazioni verticali rispetto alle preparazioni orizzontali sugli stessi modellini. E dai dati preliminari non c'è paragone. La ritenzione delle preparazioni verticali, ma proprio per questo tipo di accoppiamento, è statisticamente superiore. Quindi l'accuratezza, che poi è stata sempre in tutti i lavori di comparazione tra l'orizzontale e verticale, il verticale ha sempre dimostrato di essere in maniera statisticamente significativa, perché quella è la cosa importante, quindi in maniera decisa, definitiva, superiore alle preparazioni orizzontali. Allora, se io ho una corona che mi sigilla correttamente il dente, e ricordando quello che abbiamo detto prima, che l'infiammazione dei tessuti non è dovuta al fatto che io metto il margine sotto gengiva, ma è dovuta al fatto che io metto un margine sotto gengiva impreciso. Se io metto un margine sotto gengiva, poi andiamo a vedere quanto sotto gengiva, perché anche quello è un altro fattore importantissimo. Se io però metto una corona sotto il margine gengivale, una corona che sigilla perfettamente, molto, molto probabilmente i miei tessuti risponderanno in maniera favorevole. E quindi parliamo dei tessuti. Diciamo che qui probabilmente la mia visione, ma fondamentalmente legata alla mia osservazione clinica, nei miei lavori, differisce leggermente da quello che, diciamo, da dove sono partito. L'ho modificata un bel po'. Quindi la gestione dei tessuti, partiamo da un presupposto che per fare delle preparazioni verticali sotto gengiva, e le preparazioni verticali non possono essere sopragengivali, altrimenti se sopragengiva comunque abbiamo una specie di margine orizzontale. Per avere un verticale puro dobbiamo andare sotto gengiva. Tutte le volte che mettiamo la fresa sotto gengiva è praticamente impossibile non toccare l'epitelio sulculare. E la differenza è proprio lì. Come lavoriamo attorno ai tessuti? Dal momento che dobbiamo lavorare, dal momento che inevitabilmente andiamo a toccare i tessuti, ma come li gestiamo? Come li tocchiamo? Il gingitage, e lo accennava Stefano prima, è una, lui parlava delle preparazioni verticali, ma negli anni 50 a UPenn, alla University of Pennsylvania, da dove arrivano le preparazioni verticali su pazienti parodontali, arriva anche il gingitage. E quindi cosa facevano? Preparavano questi denti e andavano a scartare il tessuto. Lo scartavano in maniera a volte anche generosa, e quindi lo hanno denominato gingitage o rotary curettage, perché era un curettage seguito con degli strumenti rotanti. Bene. È un termine che oggettivamente nel 2022 dovremmo iniziare ad abbandonare. Intanto perché è stato completamente bandito dall'Accademia di Parodontologia Americana. Non lo si può più utilizzare, cioè è un termine del Medioevo. E oggettivamente anche noi dovremmo iniziare a cambiare un pochettino l'approccio. Ma questa è la mia visione. Perché... Perché più che altro perché tutto ciò che viene realizzato in maniera un po' eccessiva e cruenta sui tessuti può eventualmente, in mani anche poco accorte, perché dobbiamo ricordarci che l'80% di noi sono persone normali, quindi con una manualità normale.
E allora dobbiamo cercare di essere molto cauti quando mettiamo una fresa dentro i tessuti. Anche per preparare una preparazione orizzontale, quando andiamo dentro il tessuto, dobbiamo stare molto attenti. Per cui gingitage copiosi, gingitage generosi per attendere guarigioni eccessive, di solito, chiaro, qui ho messo delle forme un po' eccessive, ma vi posso garantire che questo è quello che vedo anche a volte in giro. Diciamo che sarebbe il caso di iniziare a rivedere, a ripensare la gestione dei tessuti durante le preparazioni verticali. Ed è in realtà qualcosa che abbiamo iniziato a fare e insieme all'amico Luca Landi stiamo scrivendo un lavoro dove non parliamo più di gingitage perché non realizza un gingitage, ma è una disepitelizzazione controllata del solco. Abbiamo gli strumenti oggi che ci permettono di farlo, per cui perché non utilizzarli? Sono dei concetti che ci derivano dalla parodontologia. Concetti che derivano da lavori della metà degli anni 70. E quindi anche noi adesso stiamo scrivendo questo lavoro insieme a Luca, dove iniziamo a rimodulare, a rivedere, a modificare anche la terminologia. Ma perché c'è un motivo fondamentalmente clinico. C'è un motivo clinico. Cioè perché tutto quello che ne consegue può essere più o meno valido rispetto a quello che abbiamo fatto durante la fase di preparazione. Questo è il momento in cui noi decidiamo il successo o l'insuccesso del nostro restauro protesico. E questo è strettamente correlato poi alla posizione. Dove vado a posizionare? Dove vado a preparare il dente? Ma questa non dovrebbe neanche essere una domanda, però ancora oggi mi capita di dover spiegare dove preparare il dente, a che altezza rispetto al margine gengivale. L'ampiezza biologica non è un termine astratto, è una situazione reale, è una, per ampiezza biologica, quella classica, oggi abbiamo una terminologia rivista, ma l'ampiezza biologica comprende l'epitelio giunzionale e l'attacco connettivale. Sono due strutture biologiche che compongono l'ampiezza biologica, prima di tutto geneticamente determinate, quindi non abbiamo nessuna possibilità noi di modificarli preparando i denti. Ma poi dovrebbero essere inviolabili, anche perché non abbiamo la necessità. Possiamo tranquillamente ottenere degli ottimi risultati semplicemente fermandoci all'interno del solco gengivale, senza andare oltre. E ancora oggi mi capita, di avere delle discussioni, ma ovviamente pacate, piacevoli, non di certo animate, non mi interesserebbe altrimenti, dei confronti con dei colleghi che mi chiedono perché non è possibile preparare dentro l'attacco epiteliale. Perché quella è una violazione dell'ampiezza biologica che comunque ci tornerà indietro, che comunque ci presenterà il conto. Ma soprattutto, dico io, non ho necessità di andare così profondo all'interno del solco. Se io preparo un chanfer o preparo una spalla, la tengo all'interno del solco gengivale. Di certo non vado a preparare 2 mm sotto il margine gengivale. Allora perché lo devo fare con le preparazioni verticali? Qual è la magia della preparazione verticale che mi permette di preparare 2 mm sotto il margine rispetto a tutte le altre? Non c'è una magia. Non c'è. Quindi sarà il caso di fermarci all'interno del solco gengivale. Oggi la terminologia adottata è quella di tessuto gengivale sopracristale, che comprende anche il solco gengivale, ma da un punto di vista protesico restaurativo, quello che a noi interessa è solo ed esclusivamente questa banda verde. Ecco perché sarebbe buona regola, tutte le volte che prepariamo un dente, prima di prepararlo, eventualmente fare una mappatura del solco. Banalmente prendere una sonda parodontale dal cassetto e fare una rapidissima mappatura del solco per capire quanto solco abbiamo a disposizione.
Molto spesso, nella stragrande maggioranza dei casi, in pazienti perfettamente sani, abbiamo da 1 a 2 mm. 2 mm è un solco perfettamente sano. Può capitare in alcuni rari casi che ci sia un solco inferiore al millimetro. Possiamo avere 0,5, soprattutto in pazienti che hanno, come dire, alterazioni dell'eruzione. E quelle sono cose che vanno intercettate preventivamente. Dicevo, oggi abbiamo gli strumenti. Oggi abbiamo questa fresa, che è una fresa che è nata assolutamente per caso. Adesso purtroppo non ho il tempo per raccontarvi la storia di come nacque questa fresa, che doveva nascere con Intensive e poi casualmente è nata con il buon... E il grande, direi, Francesco Comelli, la cui figura all'interno di Comet resta figura enorme. Però con Francesco abbiamo realizzato più di ormai 7-8 anni fa questa fresa che mi e ci permette di avere una preparazione dove, quando dico... disepitelizzazione controllata. Possiamo realmente controllare il lavoro che facciamo, lavorando con questa fresa. D'altronde, io ho sempre detto, ma quando fate endodonzia, dico fate perché io purtroppo non la faccio, quando fate endodonzia, utilizzate gli strumenti che hanno degli stop di profondità? Sì. Quando si fa chirurgia, si utilizzano delle frese con delle tacche di profondità? Sì. Allora dico io, perché in protesi non possiamo avere degli strumenti che ci permettono, dal momento che lavoriamo a cielo chiuso, a cielo coperto, non sappiamo dove siamo con la fresa, perché non possiamo avere degli strumenti che ci indichino durante la fase di preparazione dove ci troviamo? E questa fresa nasce con quell'intento, ossia come se fosse una sonda parodontale, laddove la prima tacca, o meglio, l'inizio della prima tacca, si trova ad un millimetro dalla punta della fresa. Siccome io so che nella stragrande maggioranza dei casi, l'80% dei casi, secondo i dati della letteratura, i pazienti hanno un solco compreso fra 1 e 2 millimetri, se io preparo sempre e comunque, previa mappatura del solco, ad un millimetro, e posso farlo, non vado a casaccio, non mi invento nulla, e posso farlo, diciamo che ho grandissime probabilità di riuscire a non toccare l'attacco epiteliale, perché il mio obiettivo è lavorare solo ed esclusivamente all'interno del solco gengivale, così come abbiamo fatto tutta la vita, così come hanno fatto tutti i protesisti, sempre e da sempre. E così dovremmo continuare a fare, a prescindere dalla geometria di preparazione. Per cui questo è una disepitelizzazione controllata e questa è la guarigione dei tessuti. Questo è un gingitage fatto senza riferimenti. E quella è la guarigione. Quella è una guarigione a 50 giorni. Questa è una guarigione a 2 settimane. C'è una differenza enorme. Questa non è una guarigione. Quella è un'infiammazione cronica, con attacco epiteliale lungo e formazione di tasca in un dente che oggettivamente era perfettamente sano. Ma il mio obiettivo finale delle preparazioni verticali, ma a prescindere, il mio obiettivo finale in una preparazione, è sempre questo, l'ottenimento di tessuti del genere. Questi tessuti mi fanno stare tranquillo, questi tessuti per me sono quelli che a distanza di 5-10 anni sono ancora lì. Perché cosa succede se io vado dentro? Perché la domanda è, tu dici che non si deve, ma se io lo facessi? Anche qui abbiamo la letteratura che ci dice, perché qualcuno ci ha pensato prima di noi. Questo è un lavoro di Denis Tarna, è un lavoro dell'86, hanno preso 13 denti su 2 pazienti, denti che dovevano essere estratti ma che avevano la componente vestibolare ancora perfettamente conservata da un punto di vista parodontale, e sono andati a prepararli sul fondo del solco, preparando attacco epiteliale e attacco connettivale, e hanno messo dei provvisori, li hanno tenuti da 1 a 8 settimane. L'istologia, una volta estratti i denti, è stata fatta l'istologia, hanno notato spostamento apicale dell'attacco epiteliale, ovviamente si va a riformare un attacco epiteliale lungo, e il riassorbimento della cresta ossea. Da un punto di vista clinico invece abbiamo infiammazione, abbiamo gonfiore, sanguinamento, eccetera, tutto quello che non vorremmo mai vedere in un paziente a cui abbiamo messo una corona. Per cui
Questo è una disipitalizzazione controllata, utilizzando un acronimo CSD in modo tale da ridurre i tempi, se no ogni volta sono 10 minuti solo per dire il nome. Questi sono i risultati e questa è la guarigione. Questo è un gingitage e questi sono i risultati. Ma soprattutto quello che a me interessa di più è quello che succede dopo 5 anni. Scusate, eccolo qua. Questo è quello che succede dopo 5 anni, questo è il giorno della cementazione, questo è quello che succede dopo solo un anno. Questo è un altro lavoro fatto invece da un gruppo italiano, dove utilizzando delle geometrie verticali, ma è stato fatto apposta, loro non è che non sapessero cosa stavano facendo, tra l'altro è un gruppo di gente clinicamente validissima, per cui sapevano esattamente cosa facevano. Ma sono andati a testare cosa succede, hanno comparato due gruppi di preparazioni orizzontali e preparazioni verticali, metto solo quello delle preparazioni verticali qui, perché il gruppo delle preparazioni orizzontali aveva dei risultati nettamente migliori. Però hanno utilizzato le preparazioni verticali utilizzando il gingitage, così come, per intenderci, l'abbiamo descritto nel lavoro del 2008. Chiaramente senza nessun limite verticale di preparazione. Ad un anno di follow-up, sanguinamento al sondaggio era del 50%, tessuti infiammatissimi. C'era un aumento dei sondaggi, ovviamente. E la recessione, c'era una recessione dopo appena un anno di 3,5, del 3,5%. Questo è un lavoro invece che fatto da me con altri colleghi, pubblicato ormai nel 2017, un lavoro nel quale invece, utilizzando il protocollo che utilizzo io, utilizzando delle frese con delle tacche di profondità e quindi controllando perfettamente la preparazione, perfettamente, al meglio che io potessi, con 5 anni di controllo, questi sono i risultati. A 5 anni l'indice di recessione è del 5%, Se vi ricordate stamattina, cioè 20 minuti fa, ho fatto vedere un lavoro dell'87 dove a 4 anni avevano un indice di recessione al 40% con delle preparazioni orizzontali con margini sottogengivali. Qui a 5 anni abbiamo un indice di recessione del 5%, tenendo presente che su 137 denti, 7 denti presentavano recessione, 3 dei quali erano nello stesso paziente che aveva altri problemi. Per cui, eliminando quel bias, probabilmente avremmo ottenuto un risultato nettamente superiore. Ma già il 5%, considerato che io nella mia vita precedente avevo un indice molto più elevato, sono già contentissimo così. Perché, ricordiamoci, è impossibile eliminare completamente le recessioni. Sicuramente l'obiettivo è quello di ridurre il più possibile, con un sanguinamento al sondaggio del 18% dopo 5 anni e con un mantenimento del sondaggio nel 99,5% dei siti sondati. Allora, questo è quello che io vorrei sempre vedere. Cioè, per me fare una preparazione orizzontale e fare una preparazione verticale non dovrebbe cambiare nulla da un punto di vista biologico. Mi devo comportare esattamente allo stesso modo. Anche perché nelle mie mani, e ripeto, nelle mie mani, perché poi noi siamo degli artigiani, quindi tutto dipende anche dal modo in cui noi lavoriamo. Quindi nelle mie mani un approccio sicuramente più conservativo, più delicato, funziona molto molto meglio. E questo è il protocollo di preparazione molto rapidamente, dove c'è una prima preparazione. Io, ad esempio, quello che faccio quando preparo i denti, proprio per ridurre al minimo la cruentazione dei tessuti, preparo una spalla. Io preparo una spalla a 360 gradi, come in questo caso. E qui ho praticamente fatto l'80% della mia preparazione. Dopodiché prendo la fresa, una fresa con le tacche, quindi perfettamente, che mi dice esattamente dove sono e dove posso andare, l'appoggio tra la spalla e il tessuto e vado ad eliminare la spalla e lavoro all'interno del tessuto per 10 secondi ed è finita la preparazione. Nel momento in cui io ho azzerato ed eliminato una spalla che viene preparata sopragengivale, quindi vado un millimetro al di sotto di questa spalla, la elimino, rastremo tutto, creo una parete verticale e la mia preparazione è finita. E poi vado a lucidarla con delle frese
a grana fine, sempre con le tacche, in modo tale da avere sempre la possibilità di controllare anche in fase di lucidatura. Qua ci sarebbe un breve video con della musica che però non c'è. Vabbè, ce ne faremo una ragione. Lo ascoltiamo in silenzio. Però tanto è... Ah sì. E quindi si preparano, se possiamo abbassare leggermente, si fa una spalla sopra gengivale, questo chiaramente è accelerato, non abbiamo tanto tempo, quindi non potevo stare lì. Si fa una spalla a 360 gradi sopra gengivale senza toccare i tessuti. A questo punto si entra con la fresa e si vanno ad eliminare quelle spalle precedentemente create, e il lavoro all'interno del solco è rapidissimo. Tra l'altro, la cruentazione dei tessuti più prolungata è, più cruenta è. Quindi dobbiamo stare il meno tempo possibile. Lucidiamo, aspettiamo la guarigione, in questo caso dopo 3 settimane, si prendono le impronte e si finalizza il caso. Quindi diciamo che da un punto di vista biologico il mio approccio nel corso di tutti questi anni l'ho cambiato in maniera importante, ma questo mi ha permesso di essere sicuramente più rapido, perché come dicevo ad esempio una preparazione veramente poco aggressiva eseguita con frese, anche il diametro delle frese è fondamentale. Ad esempio le frese da 0,16 io non le uso più da 5 anni. Per me esistono le 0,10 e le 0,12. Non ho necessità, perché io non devo aprire il solco. Non lo devo, come dire, tra virgolette, passatemi il termine, sfondare. Ma io devo lavorare sul dente. Poi contestualmente, incidentalmente, la fresa lavora anche sui tessuti e quindi crea, disepitelizza leggermente quel solco e mi permette di prendere le impronte subito. Un po' più difficile con gli scanner, come diceva Stefano, in realtà l'utilizzo degli scanner è molto molto delicato laddove c'è un minimo di umidità o un minimo di o sanguinamento saliva. Con i siliconi, anch'io utilizzo i siliconi, le impronte si prendono in qualunque condizione. E quindi mi allaccio al discorso della tempistica. Quell'articolo del 2008 noi proponevamo e suggerivamo l'attesa di 40-50 giorni dal giorno della preparazione alla presa delle impronte. Ma riguardando un pochettino, un po' più attentamente, tutto ciò che la cultura parodontale ci aveva suggerito negli anni, andando anche indietro, in realtà, se io realizzo una disepitelizzazione, non ho assolutamente necessità di aspettare 50 giorni. In realtà ho una guarigione istologica a distanza di 7, fra i 7 e i 14 giorni. Da un punto di vista clinico, dopo 2 giorni, se voi preparate un dente in questo modo, richiamate il paziente dopo 2 giorni, è già tutto perfettamente guarito. Ma addirittura io preparo il dente, ribaso il provvisorio, il tempo di rifinire il provvisorio in laboratorio e tornare sulla poltrona, i tessuti sono già a posto. Perché in realtà noi facciamo un leggero peeling dei tessuti, con delle frese sottili. Per cui questo mi permette, in un caso del genere, è chiaro, non prendo l'impronta subito, ma mi permette di aspettare serenamente un paio di settimane e prendere le impronte. O in un caso del genere, magari nei settori anteriori voglio aspettare un pochettino di più, ecco, diciamo che la tecnica poi l'avete splendidamente vista nei video di Stefano, è pressoché identica, anch'io utilizzo un 3-0 che lascio sempre sul fondo del solco. L'unica cosa che faccio, magari di diverso, è che io anche qui ho trovato estremamente comodo e utile, quello che faccio è che una volta messo il secondo filo, metto su il provvisorio. Questo è un piccolo trucchetto che però vi permette di compattare i fili,
proteggere i fili, quindi mettete su il provvisorio, e tra l'altro è una tecnica che potete utilizzare solo col verticale, perché sull'orizzontale è inutile, perché il provvisorio si ferma sulla spalla e il filo invece è al di sotto della spalla. Qui invece io i fili non li devo neanche spingere, li appoggio, perché poi mettendo il provvisorio, un provvisorio già ribasato ovviamente, metto su il provvisorio, questo provvisorio mi compatta i fili e soprattutto me li protegge. Quante volte ci capita, soprattutto nei settori posteriori, che il paziente inizi, tolga il filo con la lingua, la saliva, allora devi stare la signorina di qua, la signorina di là. Con questo invece voi mettete il provvisorio e il provvisorio protegge tutto. Quando è tutto pronto, togliamo il provvisorio, si lascia il secondo filo, ossia il primo filo messo, quello più sottile, da 3 zeri sul fondo, e si prende l'impronta. Questa è la paziente che abbiamo visto su quel video alla velocità della luce, e questa è l'impronta definitiva, con la tecnica praticamente identica. E queste poi sono 5 corone in zirconia tetragonale stratificata. Poi c'è tutto il mondo dei materiali che ovviamente oggi non possiamo affrontare, quindi le corone stratificate, il disilicato di litio, la grandissima famiglia della zirconia monolitica con più o meno traslucenze, eccetera, eccetera. Questo tipo di approccio mi ha permesso quindi di creare un protocollo di come se fosse il carico immediato su denti naturali, ossia l'impronta immediata su denti naturali. Cioè io faccio una preparazione del genere, vado a ribasare il provvisorio, il tempo di tornare qui non c'è più niente, metto i 2 fili, metto il provvisorio e prendo l'impronta. E questo è quello che vedo a distanza di un paio di settimane quando il paziente viene poi a cementare il definitivo. Ecco, quando parlavo di predicibilità, la predicibilità è riuscire ad ottenere sempre e comunque lo stesso risultato. E se noi applichiamo un protocollo, deve essere semplice, perché le cose purtroppo più complicate sono e meno predicibili sono. Quindi se riusciamo ad applicare un protocollo molto semplice nell'utilizzo degli strumenti, nella gestione delle procedure, il risultato è sempre, sempre lo stesso. O diciamo sempre, nel 99% dei casi. Un altro caso, laddove paziente che ha spaccato delle corone, questo era un paziente che aveva delle faccette in ceramica che aveva rotto. Era un paziente che viveva 6 mesi in Italia e 6 mesi in Sud America per motivi di lavoro. Quindi arriva da me ai primi di dicembre dicendo: io devo andare via il 22 dicembre, torno in Argentina. Devo rifare questi denti. Le faccette non potevano essere fatte perché, oltre ad essere fratturate, erano stati denti molto preparati, quindi sì, optiamo per 4 corone. Il paziente dice: guardi, se riesce a farmelo bene, altrimenti le faccio in Argentina. Ho detto: non si preoccupi che ce la facciamo. Per cui, preparazione a spessore, fresa con le tacche che mi permette di controllare, utilizzo dei fili e del provvisorio, impronta. Il paziente torna dopo una settimana, cemento le corone e lo faccio tornare una settimana dopo la cementazione, quindi a 15 giorni dalla preparazione, per un controllo prima che lui partisse. Questo è il controllo dopo 2 settimane, questo è il controllo 2 anni dopo, perché chiaramente quando veniva ogni 6 mesi poi faceva i controlli. Per cui questo è il risultato a 2 settimane dalla preparazione. Ma non mi preoccupo minimamente, perché io so che le procedure standardizzate e rispettose dei tessuti, la biologia è come la matematica, 2 più 2 fa sempre 4. Non possiamo all'improvviso inventarci che 2 più 2 faccia 5, perché purtroppo non funziona. Allora, siamo noi che ci dobbiamo adattare alla biologia e non è il contrario. E se io la rispetto, la biologia poi mi torna indietro in maniera positiva. Ecco. Qui non ho rispettato il telecomando. E poi il discorso che aveva accennato anche Stefano, cioè noi con le preparazioni verticali in realtà non abbiamo più tanta necessità di andare e preparare, fare queste spalle, queste piste d'atterraggio per le ceramiche, ma soprattutto questo da cosa ci è concesso e ci è permesso? Dai materiali, sono sempre i materiali, la chiave di tutto in protesi sono i materiali. Tenete presente che non è che negli anni 90 fossero più scarsi e più ignoranti rispetto a noi, ma negli anni 90 avevano la metalloceramica,
è l'oro resina. E poi negli anni 80 sono iniziate a comparire le prime corone in ceramica integrale. Se ne rompevano una ogni una e mezza, perché non c'erano i cementi adeguati, perché le ceramiche integrali erano fragilissime. Quindi in quegli anni lì è chiaro che il mondo della nostra professione era completamente diverso, ma io non parlo degli anni 60, parlo già solo della metà degli anni 90. Tenete presente una cosa, io ad esempio, tra il 95 e il 2000 ho vissuto e studiato negli Stati Uniti, ho fatto un master sulle ceramiche. Ecco, le ceramiche che noi avevamo a quel tempo da testare, ho fatto un master dove andavamo a comparare la resistenza di alcune ceramiche. Le ceramiche che c'erano, vi parlo del 1998 già, quindi non due ere geologiche fa, avevamo l'Inceram, quelli con i capelli bianchi sanno di cosa sto parlando, i giovani non l'hanno mai neanche sentito, che era una ceramica luminosa terrificante, e avevamo l'Empress, che qualcuno magari oggi ancora sente nominare, ma perché i blocchettini di Empress ci sono per fare per il digitale, per fare gli intarsi. Questo era quello che avevamo. Non esisteva neanche il disilicato di litio. La zirconia è arrivata nei primi anni 2000 e quando è arrivata era inutilizzabile, perché chi ha utilizzato la zirconia nei primi anni 2000 sa perfettamente che si spaccavano tutte, perché dicevano, arrivavano i rappresentanti, abbiamo trovato il materiale del futuro, e la zirconia non si rompe mai. E in realtà avevano ragione, la zirconia non si rompeva mai, il problema è che si rompeva la ceramica che ci mettevamo sopra. Il chipping era un disastro. E che a me la zirconia non si rompa, me ne frega meno di meno. Perché comunque se si cippava la corona, io la dovevo tagliare e buttare via, e vai a tagliare le corone di quella zirconia lì. Quindi era un disastro. Per cui fino almeno alla metà degli anni 2000, ancora il materiale d'elezione era la metalloceramica, le galvano, anche quelle che si spaccavano, le ceramiche. Oggi viviamo in un'era fortunatissima da un punto di vista dei materiali. Abbiamo il disilicato di litio che è un materiale eccezionale. È un materiale eclettico, estetico e resistente. Abbiamo la zirconia cubica, quella che si può utilizzare monolitica, e quindi riusciamo a fare le corone in zirconia, tutta zirconia, con traslucenze diverse, riusciamo a farle anche nei settori anteriori. Abbiamo la zirconia che possiamo stratificare, abbiamo la zirconia, la tetragonale, quella più dura di tutte, da 1200-1400 megapascal da stratificare. Abbiamo, per chi vuole ancora, tanta metalloceramica. Cioè, oggi viviamo nell'era veramente dell'oro dal punto di vista dei materiali. Quindi, perché dicevo che la chiave delle preparazioni verticali, della moderna odontoiatria verticale, chiamiamola così, sono i materiali? Perché è vero. Perché se noi non avessimo avuto, grazie alle aziende, questa enorme evoluzione da un punto di vista dei materiali, oggi staremmo a parlare ancora delle spalle o del chamfer modificato, e del verticale solo per pazienti con problemi parodontali. E questi materiali, che sono estremamente resistenti a spessori sottili, voi considerate una cosa, che un bordino per una metalloceramica viene tirato a 0,2-0,3 mm, veramente sottilissimo. Ecco, la zirconia, quella tetragonale, la più resistente, può essere utilizzata con bordini di spessore da 0,3 mm e non si rompe. È chiaro che quando abbiamo dei materiali estetici che possiamo utilizzare a spessori così ridotti, anche il sacrificio del dente è nettamente inferiore. Per cui quale geometria tra un verticale ed un orizzontale permette di conservare, di salvare più struttura dentaria? Beh, dopo questa introduzione direi che la risposta è naturale, altrimenti sarei uno psicopatico se fosse diversa. E quindi c'è il concetto della spessore di dentina residua, un concetto che ci deriva dall'endodonzia, laddove si ritiene che uno spessore minimo di 2 mm di dentina
è necessaria ed è un fattore critico a protezione del corpo pulpare. Quando noi prepariamo tanto il dente, anche se non arriviamo in polpa, ma lasciamo una velina di dentina, è chiaro che quella polpa all'interno inizierà a soffrire. Iniziamo ad avere i fastidi postoperatori e dobbiamo devitalizzare. Beh, era una cosa che a me succedeva. Quando lavoravo con le preparazioni orizzontali, chiaramente utilizzando delle spalle arrotondate, quindi laddove in zona estetica dovevo preparare un po' di più, il paziente comunque col provvisorio mi riferiva che aveva fastidio. Qualche volta facevamo delle devitalizzazioni preventive. A volte facevamo delle devitalizzazioni post-operatorie, perché erano necessarie, perché c'era un'iperemia pulpare irreversibile, quindi era necessario intervenire. Ecco, io oggi non ricordo più un paziente che si sia lamentato per aver avuto dolori post-operatori pulpari. Non faccio più delle devitalizzazioni preventive, non ho necessità. Perché la parte gialla è la quota di dentina residua. Guardate quanta ne resta su un verticale. E qua c'è anche un lavoro, tra l'altro, fatto da un gruppo italiano all'Università di Siena, dal gruppo del professor Ferrari, dove in pratica hanno, andando a valutare quanto tessuto dentario venisse rimosso preparando dei denti con spalle, light chamfer, che poi light chamfer ancora non riesco ad inquadrarlo perfettamente, cioè una via di mezzo tra una spalla e un verticale, però un chamfer leggero, diciamo. Forse Stefano sa farlo, che lui è un fenomeno, io light chamfer non saprei neanche come si fa. Ebbene, la spalla era quella che era nettamente, da un punto di vista statistico, in maniera significativa, più aggressiva rispetto ai tessuti. Dentari, ovviamente. Parliamo di tessuti dentari. Per cui, decisamente, il verticale riduce notevolmente la preparazione dei denti. E per ultimo, la predicibilità, così mi avvio a conclusione e dovrei restare perfettamente nei tempi. La predicibilità è quella che a me, come dire, sta più a cuore, perché vedere il paziente dopo un anno, tre anni o cinque anni e vedere che i tessuti sono ancora lì, perché quello che dico sempre io, se le corone sono belle, se le ceramiche sono belle, vuol dire che avete scelto molto bene il vostro odontotecnico. Per giudicare un clinico, un dentista, guardate sempre i tessuti attorno alle corone, perché i tessuti dipendono da lui. Io posso avere una corona, una ceramica magari bruttina, con un colore non perfettamente centrato. Beh, vuol dire che lì il tecnico quel giorno non era in forma. Ma se attorno i tessuti sono perfettamente sani, non c'è sondaggio, non c'è sanguinamento, non c'è niente, vuol dire che lì allora io sono stato bravino. Questa è una paziente dove vengono preparati, deve rifare tutto, motivi prevalentemente estetici e funzionali, bisogna rialzare la dimensione verticale, è un lavoro di qualche anno fa, quindi ad esempio non avevamo i materiali che abbiamo oggi, a quel tempo avevamo la zirconia stratificata e il disilicato di litio, che potevamo utilizzare monolitico e stratificato, per cui comunque avevamo già un paniere importante di materiali da scegliere. Per cui in questo caso oggi, ad esempio, i settori posteriori li potrei fare in zirconia monolitica, bellissima. A quel tempo, dovrebbe essere del 2013-14, in questo caso, invece non ci avevamo la cubica, abbiamo fatto una zirconia stratificata, comunque molto bella. E quindi settori anteriori di silicato di litio stratificato, settori posteriori invece abbiamo fatto delle corone in zirconia. Ma quello che mi interessa soprattutto valutare è come va a finire dopo qualche anno. E quindi io rivedo la paziente che va da qui a qui e a 8 anni i tessuti non solo non sono, gonfi e sanguinanti, ma sono anche migliorati, non c'è sondaggio. È chiaro che una paziente del genere trova sicuramente nuovi stimoli nel momento in cui si vede la bocca in ordine, quindi c'è una compliance da parte del paziente ben diversa, che ci dà una grossa mano.
Questo è un altro lavoro, 4 settimane, si prendono le impronte, la zirconia stratificata, un lavoro fatto da Marco Cossu, quando lavoravamo insieme, io ero a Como e lui era a Lugano, veramente lui è ancora a Lugano. Questo è a 1 anno, questo è a 5 anni e questo è a 10 anni. E quello che mi conforta ancora di più è il controllo radiografico, a 10 anni. Ancora un caso, molto rapidamente. Roba semplice, 2 corone di silicato di litio, a 12 anni. E questi sono i risultati a 12 anni. Hai finito il tempo? Ma anch'io ho finito. E questo è un altro lavoro, scusate, vado un attimo indietro perché mi sono perso. Questa è una paziente che aveva questi 4, le avevano fatto 4 qualcosa, non so cosa fossero, cose in resina. E le tolgo tessuti devastati, infiammati, per cui decidiamo di fare 4 coroncine singole, preparazioni, i tessuti erano molto infiammati, solo a guardarli sanguinavano. I provvisori, i tessuti al momento delle impronte, è chiaro che qui non prendo le impronte subito, sarebbe impossibile, aspetto almeno 4 settimane, qua ci sono 4 corone in disilicato di litio stratificate, il controllo a 8 anni. Molto rapidamente un altro paziente che aveva 80 anni ma voleva ringiovanire, voleva dimostrarne 79. E allora vuole i denti bianchi, ma non bianchi, di più, un bianco che ci siamo dovuti inventare. È un lavoro di qualche anno fa, oggi probabilmente di questi pazienti se ne incontrano di più. A quel tempo io ho lottato, però quando entrava in studio alla fine mettevo gli occhiali da sole, adesso vedete che bianco gli abbiamo fatto. Però lui era felicissimo e io più di lui perché ci ha pagato un sacco di soldi. E quindi questo è il risultato, queste sono le corone. D'altronde, se lui ti paga tanto per avere una schifezza, cioè, l'estetica è assolutamente soggettiva, quindi. Però questo è il bianco che voleva e noi gliel'abbiamo fatta e lui era felicissimo, non voleva neanche i solchi. Eccole qua. Però quello che adesso, scherzi a parte, quello che a me interessa è come rispondono i tessuti, ma soprattutto qui sotto, guardate, qui dove c'è un biotipo sottile, perché poi c'è la grande diatriba, biotipo spesso, biotipo sottile, come faccio, come non faccio, beh, un altro mondo, poi ne parleremo l'anno prossimo. A 8 anni, questo è il risultato e questi sono i tessuti. C'è un'integrazione incredibile da parte del manufatto, il materiale è eccezionale, perché comunque la zirconia ha una biocompatibilità elevatissima, il livello delle chiusure è molto elevato e i tessuti rispondono favorevolmente. Chiaramente non c'è nessuna cruentazione delle gengive. Ecco perché dico, per ottenere questo risultato io non ho necessità di preparare molto profondamente, mi basta preparare 0,5 millimetro sotto gengiva, perché poi i tessuti da lì non si spostano più. E concludo, qualche conclusione rapida, con le uniche evidenze scientifiche, che anche parziali, che siamo riusciti a raccogliere nell'arco di tutti questi anni. Al di là dell'aneddotica, al di là delle cose wow, al di là di tutto, però di evidenze scientifiche non ne abbiamo tantissime ancora. Quindi le preparazioni verticali presentano sicuramente una serie di indubbi vantaggi clinici, biologici e tecnici, sicuramente il miglior sigillo all'interfaccia, quindi la qualità e il tipo di connessione econometrica fa veramente la differenza in termini di risposta biologica. E poi c'è un minor sacrificio del tessuto dentario quando andiamo a preparare, di questo ne abbiamo parlato. Il momento clinico più importante è laddove, devo dire, che la comunità italiana, che è poi la comunità leader nel mondo per quanto riguarda questo argomento, ce lo siamo inventato e l'abbiamo portato in giro per il mondo, laddove forse abbiamo qualche piccola differenza è proprio qui, nella gestione dei tessuti. Io la mia visione, che può essere contestata e contestabile, però nella mia pratica funziona. E il momento più critico è sicuramente la gestione dei tessuti e la disepitilizzazione controllata porta ad una guarigione rapida predicibile, perché la predicibilità è la chiave di tutto. L'errore più comune è fare delle preparazioni profonde, andare a preparare all'interno dell'attacco epiteliale o andare a preparare addirittura l'attacco connettivale. Robe assolutamente inutili e controproducenti.
E poi per quanto riguarda i materiali, tutti i materiali, fatta eccezione per la felspatica, è l'unico materiale ceramico che non possiamo utilizzare sulle preparazioni verticali, d'altronde felspatiche le utilizziamo solo per le faccette con cementazione adesiva, quindi sotto diga, e quindi le preparazioni verticali non possono essere messe sotto diga. La zirconia tetragonale può essere preparata con cappette molto sottili, la traslucente cubica e il disilicato di litio invece devono essere grossomodo trattati allo stesso modo con spessori leggermente maggiori. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi chiedo scusa se ho fatto un po' tardi e buon proseguimento. Grazie boss. Fabio, se avessi usato per te una presentazione spaziale sarei stato fuori contesto, perché questa relazione è una relazione profondamente umana e ha il suo valore proprio in quello, nel senso che tu hai fatto vedere a tutti noi un percorso di apprendimento che è valsa una carriera, e quindi dal mio punto di vista io apprezzo particolarmente questa tua revisione critica. Poi mi piace anche questa rivincita contro la preparazione orizzontale, perché tu prima prepari orizzontale e poi togli la spalla. Sì, glielo faccio apposta. È una sorta di vendetta. Glielo faccio apposta. No, sì, un'affermazione. Lui si illude. Ah, finalmente orizzontale. No, adesso ti tolgo. Così, no, devo dire che è molto bello vedere questi relatori perché a mio parere trasmettono la passione per un lavoro che, come ha detto giustamente Fabio, è anche artigianato, e essere appassionati al proprio lavoro significa poi apprendere dagli errori, migliorarsi negli errori, e l'onestà intellettuale di Fabio è quella che maggiormente apprezzo, perché è da determinati errori che tu hai trovato nel corso della tua carriera hai tratto un livello di clinica eccellente che oggi abbiamo potuto apprezzare.